Il museo fu fondato nel 1891 per ospitare due opere, le cantorie, eseguite da due artisti, quella alla mia destra, realizzata da Luca Della Robbia. L'altra, alla mia sinistra, da Donatello. Le cantorie furono le prime opere esposte nel museo e ne inaugurarono la collezione. Il museo, in origine, era costituito da sole tre sale. Ha poi subito più volte ampliamenti, fino a quello più recente, che grazie al recupero dello spazio di un antico teatro, ha visto raggiungere 6.000 metri quadrati di superficie espositiva. La cattedrale, il campanile e il battistero erano un tempo abbelliti da statue e decorazioni, molte delle quali sono state rimosse nel corso dei secoli per ragioni di ammodernamento e in tempi moderni per preservarle dal rischio di deterioramento. Esse sono oggi conservate nel Museo dell'Opera, con un nuovo allestimento concluso nel 2015, il quale cerca il più possibile di ricostruire gli spazi originari per comunicare il significato storico, artistico e religioso delle opere.